Il GIP Salvatore Mastroianni, nelle 178 pagine dell'ordinanza che ha disposto il maxi sequestro di beni mobili e immobili per 100 milioni di euro nei confronti della famiglia genovese, scrive: la singolare storia di questo procedimento, che vede operare una dinastia con tre generazioni implicate, di cui il primo indagabile teorico, Luigi Genovese Senior, in realtà deceduto, e il fatto sarebbe prescritto. Ma è proprio lui che è stato senatore democristiano a Palazzo Madama dal 1972 al 1994, che negli anni 70 per primo avrebbe portato fondi in Svizzera. Mio padre era un socio fondatore di una delle aziende più importanti del messinese, dice Franco Antonio Genovese ai magistrati nel 2015, quando si trova in carcere per il caso formazione. E durante l'interrogatorio sempre il parlamentare forzista spiega che sta parlando della Tourist Ferrybot Caronte Tourist. La prima è una società di trasporti marittimi che nel 2003, con la fusione con la calabrese Caronte, dà vita alla seconda. Franco Antonio Genovese si giustifica con i giudici spiegando che l'esportazione avviene quando ha appena un anno e non ne sa molto, ma come sottolinea il GIP, i soldi, a differenza delle noccioline, sono così tanti e di così tanto valore che non si potrebbe pensare mai, almeno da una certa età, che vi sia stata una detenzione inconsapevole, smentita peraltro dalle operazioni effettuate. E se tutto inizia con Genovese Luigi Senior, il reato prosegue fino a Franco Antonio con moglie, figli e parenti. Questo tesoro, depositato alla Credit Suisse di Lugano su un conto cifrato denominato RET, è ritenuto dagli inquirenti riconducibile al senatore, a cui successivamente è affiancato il conto sperimentare RET, considerato sempre riferibile al figlio Franco Antonio, a fine 2004 montava oltre 17.641.000 euro. A distanza di qualche mese, Franco Antonio Genovese avrebbe sottoscritto una polizza assicurativa alla Credit Suisse Life Bermuda con un premio assicurativo che sfiora i 16.500.000, indicando come beneficiare alla moglie. Ed è proprio da qui, secondo gli inquirenti, che comincia il riciclaggio del denaro del padre. I soldi, infatti, secondo la procura, sarebbero stati man mano prelevati e portati in Italia, valigie piene di banconote trasportate da contrabbandieri, definiti spalloni, che per stessa ammissione di Genovese oltrepassavano il confine e incontravano il politico in alberghi di Milano-Roma, persone che non conosceva. Sono soggetti diversi, racconta, si presentavano con una parola convenzionale, in linea di massima si avvicinavano, io ero lì che passeggiavo, si avvicinavano e mi chiedevano. E il denaro che prelevava serviva per esigenze familiari e personali, ristoranti, matrimoni, regali. Credo di aver ricevuto annualmente almeno 50 inviti, dice Genovese, escluse le partecipazioni. E poi vestiti, regali, gioielli, mobili antichi, quadri, potrei stare qui all'infinito, conclude.